Ciao! Visto che siamo nella stagione giusta, ho pensato di fare un video sulle vacanze con il nostro cane, per vedere insieme magari anche un rapido elenco di cose da non dimenticarsi assolutamente. Le vacanze con i nostri amici a quattro zampe possono essere veramente un'esperienza molto appagante, sicuramente indimenticabile e anche molto divertente, perché solo loro sanno regalarci un sacco di risate. È importante che prima di partire siate sicuri di aver effettuato tutti i controlli sanitari, che il cane sia microchippato e che abbia anche la medaglietta di riconoscimento, così stiamo tranquilli, che abbia fatto tutte le vaccinazioni e che sia anche in regola con gli obblighi sanitari del posto in cui andate in vacanza, che sia in Italia o all'estero, perché per esempio in alcune regioni italiane è richiesta l'antirabbica. Vediamo cosa è importante mettere nel bagaglio. Prima di tutto il libretto sanitario e, se andate all'estero, anche il passaporto. In alcuni posti può essere richiesto anche il certificato di buona salute, che viene rilasciato sempre dal medico veterinario. Inoltre può essere utile portarci alcune ciotole da viaggio. Vediamo delle meraviglie della tecnologia. Questa, per esempio, si può mettere nello zaino, occupa poco spazio e al bisogno diventa una bella ciotola capiente. Questa invece occupa lo spazio di una bottiglia e ha incorporato la ciotolina per far bere il cane, quindi basta schiacciare qua sopra la bottiglia e scende l'acqua. Ricordiamoci anche di portare delle scorte di cibo, perché potremmo non trovare subito disponibile la marca che il nostro cane sta consumando in questo periodo. Ricordiamoci di portare gli antiparassitari, i farmaci che il cane sta prendendo, oppure quelli che potrebbero servirci all'occorrenza, insieme a un kit di primo soccorso. Portiamo anche la museruola, perché potremmo doverla utilizzare in certi contesti o comunque potrebbero richiederci di mostrarla. Portiamo anche sicuramente la sua cuccia o la copertina, perché hanno l'odore di casa e quindi il cane riesce più facilmente a rilassarsi e a ritrovare la sua dimensione. Portiamo anche un suo pupazzetto, quello a cui è più affezionato, in modo che gli tenga compagnia. Dati i temporali estivi che imperversano, può essere utile portarsi anche un impermeabile. E portare anche delle ossa da masticare o dei giochi da masticare, in modo che il cane possa sempre sfogare un po' di stress inevitabilmente creato dal viaggio, dal cambio delle abitudini, che comunque aiutino il cane a rilassarsi. Ricordiamoci di portare anche il kit per l'igiene, come la spazzola, l'asciugamano e i sacchettini igienici che dobbiamo sempre portarci appresso. Infine, per partire a cuor leggero, può essere utile fare una ricerca su internet su quali siano le strutture ricettive più adeguate ad accogliere noi e il nostro amico a quattro zampe, perché purtroppo spesso solo i cani di piccola taglia sono ben accetti, quindi è meglio fare una telefonata in più e partire senza sorprese. Per il resto, l'importante è divertirsi, rilassarsi e fare una bellissima vacanza. Alla prossima, ciao!